È arrivato il momento di tornare a parlare di luce e architettura. Lo facciamo con Relux, ma soprattutto in questo momento lo facciamo con Luba Architetti. E quindi abbiamo Sergio Luce, abbiamo Salvo Barbaro ed è con loro che ci addentreremo fra questi corridoi fatti di spazi e di luce. Allora inizio da questa parte, il vostro rapporto con la luce in quello che progettate. È un rapporto fondamentale, noi utilizziamo la luce come materia di progetto, ci occupiamo di progettazione dalla grande scala alla piccola, quindi con la progettazione anche di oggetti, è capitato anche di progettare delle lampade, dei corpi luminosi. E quindi è un rapporto che nasce dall'utilizzo della luce sia come strumento ma anche dal raggiungimento di una determinata luminosità all'interno di ambienti, di spazi che progettiamo che sono il nostro fine. Spesso ci capita di ribaltare totalmente delle planimetrie che inizialmente pensavamo dovessero avere un'impostazione e poi ci siamo ritrovati con impostazioni totalmente diverse. Sì, perché poi è la parte che fa costruire il progetto, perché comunque, come ha detto Sergio, la luce è più che fondamentale in architettura. Definiamo degli spazi e, volendomi ricollegare ad una frase che diceva Le Corbusier, che cos'è l'architettura se non il gioco magnifico e sapiente dei volumi raggruppati al cospetto della luce. Quindi la luce è più che fondamentale, è qualcosa che non ha una dimensione ma che definisce la dimensione. Diciamo che è la struttura dell'architettura e come tale gli studi di architettura ne devono tenere conto nella progettazione, quindi è fondamentale la progettazione della luce in architettura e non deve diventare un dettaglio, è la struttura dell'architettura. Chiaramente va di pari passo con lo studio dei materiali. Quello che a noi interessa è il rapporto che c'è tra la luce, naturale o artificiale che sia, con i materiali che noi utilizziamo. Questo aspetto è quello che ci ha legato intimamente alla Relux, agli amici di Relux, proprio perché hanno una spiccata attitudine a lavorare con questa interazione tra la luce e i materiali, non disdegnando lo studio della luce naturale. Naturalmente ci hanno dato degli strumenti che noi non conoscevamo. Per manipolare, tra virgolette, quella che è la luce artificiale, anche perché negli ultimi anni la luce artificiale, la tecnologia ha consentito di controllare la luce artificiale e quindi di farla diventare anch'essa un elemento essenziale nella progettazione degli interni. E Relux naturalmente ci ha dato questi strumenti per controllarla, manipolarla, modificarla, ma non solo. Ma un supporto a 360 gradi, nel senso che ci ha dato anche la possibilità di creare, disegnare degli elementi luminosi che mentre prima ci venivano dati come un qualcosa di già stabilito. Quindi creare degli elementi luminosi in funzione del progetto e della sensazione che noi vogliamo trasmettere allo spazio. Una cifra comune dei nostri lavori è quella di tentare in tutti i modi di nascondere la fonte luminosa. E nascondere la fonte luminosa non è un'operazione molto semplice, soprattutto se si deve rispettare un programma, se si deve conseguire un obiettivo di promozione di qualche cosa. Ci è capitato di fare con loro, per esempio, un bel lavoro in Emilia-Romagna che era tutto basato su una struttura che hanno fornito pure loro di Corten che nascondeva dentro delle asole, delle pieghe nelle spalle delle librerie, tutto un sistema di illuminazione che doveva valorizzare il prodotto messo in vendita. Si possono creare veramente degli spazi che per noi a un certo punto erano impensabili. Mi ricollego e ricordo per esempio lo studio GM, no? Dove sì. Era uno studio
molto grande e per tale motivo aveva è degli buio. Affacci però aveva no, era molto grande e per tale motivo aveva degli affacci diretti all'esterno, ma avendo una superficie molto estesa c'erano degli spazi interni molto bui. Beh, attraverso uno studio con in cooperazione principalmente con loro, quindi con Rilux, siamo riusciti addirittura a creare dei giardini interni, cioè non solo a illuminarlo, ma a fare crescere tutto, delle piante, come una pianta, abbiamo fatto un tavolo attorno ad un ulivo che dopo un anno ha prodotto dei frutti, realmente ha prodotto realmente dei frutti. Cadevano le olive sul tavolo. E c'erano le olive sul tavolo, insomma, non abbiamo programmato attualmente la raccolta, però non escludiamo di farlo. No, questo insomma, naturalmente dovremmo informare Rilux che dovrebbero espandere anche questa competenza. No, però nel senso che è stato un risultato, un progetto riuscito, ma più che è andato al di là delle aspettative. Sì. Noi realmente non ci credevamo, non ce l'hanno prospettata come un'occasione positiva per impiantare questo tipo di illuminazione, perché per noi era la prima volta che mettevamo delle lampade fitostimolanti, sì. Fitostimolanti che realmente hanno dato fitostimolato. Hanno dato gli ottimi risultati. E questo grazie anche principalmente alla loro consulenza. No, è la cosa interessante, è quella che stavo accennando poco fa, che si parte da un progetto fatto e non lo si abbandona. Il lavoro con loro è un lavoro di progresso su quello che è stato fatto precedentemente. Mi riferisco per esempio alla scala che abbiamo fatto, è stata pubblicata tante volte in Via Giusti. Abbiamo preso pezzi di lamiera piegata in Emilia Romagna, l'abbiamo portata in una scala che doveva avere tutt'altra impostazione, ma che è diventata una scultura, una specie di cascata di luce. È un risultato interessante anche per lavorare sulla... Noi architetti abbiamo a un certo punto rinunciato alla tipologia come punto di partenza dei progetti da affrontare e ci dovevamo attaccare a qualcos'altro. Questo, secondo me, questo approccio alla luce, ai materiali, a come scivola la luce su una superficie, può essere un punto di partenza ed è anche abbastanza divertente per il nostro lavoro. Un approccio di questo tipo. Architetto Barbaro, architetto Luci, io sono stata in mezzo a voi ad ascoltarvi in religioso silenzio, ma è stato bellissimo poter condividere e scoprire il vostro punto di vista sulla luce e su tutto quello che significa. Noi vi ringraziamo per averci portato in questo mondo così luminoso e diamo un appuntamento al nostro pubblico, ovviamente al prossimo episodio di Luce e Architettura con Rilux.